suo lavoro è stato esposto in alcune delle sedi museali più importanti del mondo, tra cui il Guggenheim di New York, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il Centre Pompidou di Parigi, ricercando ogni volta atmosfere evocative che aiutino a riflettere sull'uomo, sulla natura e sul trascorrere del tempo e della vita. Giuseppe Penone, prospettiva vegetale a Art Connections. A partire dalle sue prime esperienze giovanili, Giuseppe Penone ha intrapreso un lungo percorso segnato da un profondo interesse per il rapporto tra natura e cultura scultorea, legno, bronzo e marmo. Il loro utilizzo lo ha accompagnato negli anni, nelle sue prime azioni a contatto con la natura, dove il gesto umano si inserisce rispettosamente nella crescita naturale. Lo vediamo nei celebri alberi in legno, che un gesto scultoreo ha riportato alla luce, liberandoli dalle travi già trasformate dall'azione dell'uomo. Lo vediamo in quelli in bronzo o nei blocchi in marmo, dove emergono sia venature minerali che antropomorfiche. Quando si comincia un lavoro si possono avere delle intenzioni, poi si può continuare il lavoro oppure interromperlo, dipende da tante circostanze. Io ho avuto, non so se la fortuna, comunque ho continuato ho potuto anche realizzare per tutta la mia vita delle opere, e le ho realizzate mantenendo e approfondendo le intuizioni che avevo avuto da giovane, perché credo anche che le intuizioni e la comprensione del mondo si forma quando si è giovani, no? Poi dopo l'intuizione più importante, poi dopo ci sono degli adattamenti alla realtà che ci circonda, ma la nostra struttura mentale, la nostra comprensione della realtà si formano nei primi anni della nostra esistenza. Dopo i successi ottenuti con la mostra realizzata presso i giardini della Reggia di Versailles e le opere permanenti presso la Venaria di Torino, Giuseppe Penone si confronta con le bellezze e le delizie del mondo naturale nel Parco di Boboli e con il Forte Belvedere, storicamente una fortezza militare. Infatti, le sculture di Giuseppe Penone sono state dislocate tra il magnifico giardino di Boboli e i bastioni esterni della Fortezza Medicea, che nei decenni passati ha ospitato Harry Moore, Michelangelo Pistoletto, Beverly Pepper, Fausto Melotti. Un'esposizione che racconta un problema di scultura, che è il mio problema. È un problema che è legato alla considerazione della scultura come un'espressione, ma soprattutto come la comprensione della realtà che ci circonda. Quando lei tocca un oggetto, la sua mano diventa il negativo di quell'oggetto e nello stesso tempo lascia un'impronta. Questa impronta, che è un'immagine animale, diventa diciamo cultura sotto un certo punto di vista nel momento in cui uno la prende in considerazione. Tanti ci sono, altrimenti è solo un'impronta, la testimonianza di un'esistenza. La scultura quindi non è soltanto l'oggetto che viene prodotto, ma è anche la posizione del corpo rispetto alla realtà che ci circonda. Ed è in questo senso che io ho iniziato a lavorare e che ho evoluto l'idea del lavoro attraverso il tempo. Avevo iniziato ponendo una mano d'acciaio che sostituiva la mia mano ad un albero per trattenerne la crescita, con l'intenzione di rendere il legno materia plasmabile, perché il legno nella sua crescita raccoglieva l'impronta della mano, determinava l'impronta della mano. E questo è stato il primo dei miei lavori, considerando quindi la natura dell'albero, la sua crescita, ma come elemento esterno, al di là del mio corpo. E ancora ora lavoro sulla forma e sulla logica del vegetale e sulla prospettiva di vita del vegetale, ed è lì il titolo della mostra,
perché l'albero è un esempio di scultura straordinario. L'albero memorizza tutti i suoi momenti di crescita nella sua struttura e sono tutti quindi una forma solida che ha una ragione profonda in ogni sua singola parte, che è la ragione della sua esistenza. Quindi è una scultura esemplare, straordinaria sotto questo punto di vista. Ho fatto dei lavori nel legno, come ho fatto anche dei lavori nel marmo. Nel legno ho fatto dei lavori dove ritrovavo la forma dell'albero ad una certa età, a un certo momento del suo sviluppo. Tutte queste considerazioni poi sono quelle che in parte ho già detto e che mi hanno poi portato ad affrontare l'albero e a tradurlo in bronzo, perché il bronzo è un materiale che in qualche modo fossilizza perfettamente il vegetale, ne traduce non soltanto la forma perfettamente, ma ne traduce anche il colore, si ossida a seconda del luogo, quindi è un qualcosa che ha un'affinità straordinaria col vegetale anche nella fabbricazione, perché la fusione in bronzo si fa per caduta e per permettere al bronzo di arrivare in tutte le parti della scultura si crea un sistema di canalizzazioni che è molto simile all'arborescenza di un vegetale, e questo, quindi questa affinità tra bronzo e vegetale, tra forza di gravità, realizzazione del bronzo attraverso caduta, e invece forza di ascensione dell'albero che sfugge alla forza di gravità attratto dalla luce, questi due elementi sono intrinsechi, hanno una ragione profonda in questo tipo di opere. Per esempio poi ci sono le opere con le pietre che sottolineano la struttura dell'albero stesso, che è un'architettura straordinaria che sostiene dei pesi enormi, e le pietre le opposte dove sono le biforcazioni, quindi sottolineo la struttura dell'albero, come nel caso invece di questo albero rovesciato, che le radici diventano quasi la testa dell'albero, è anche legato al fatto che l'albero ha l'intelligenza dell'albero è nelle radici. Quindi ci sono delle piccole suggestioni legate all'osservazione. Penone aveva già esposto a Forte Belvedere nel 2003 in un'occasione completamente diversa per la collettiva Belvedere d'Arte Orizzonti. Avevo esposto nel 2003 a Forte Belvedere in un contesto di una mostra collettiva. Ritornare in questo luogo e poter usare lo spazio in modo personale, solo con il mio lavoro, sicuramente è un grande privilegio, anche perché porre il lavoro in un contesto come quello di Firenze, dialogare con la cupola del Brunelleschi, con quello che la memoria di Firenze significa, è un qualcosa di fondamentale per la storia dell'arte, non solo italiana, ma del mondo intero. Quindi questo confronto che diventa un qualcosa quasi fantastico, non c'è un altro luogo al mondo che ha questa densità di cultura racchiusa in uno spazio così limitato, come anche il rapporto che c'è col Giardino dei Boboli, che è di una tale ricchezza iconografica, di memoria legata alla l'animalità, l'animismo della vegetazione, sia il rapporto con il mito, sia il rapporto con l'idea del sublime, dell'esoterismo, cioè tutta una ricchezza tale nel giardino, che dialoga poi con l'opera. E la stessa cosa avviene qui al Forte, dove c'è invece una struttura che è minerale, di guerra, quindi che ha un'aggressività, ha un'ostentazione, e le opere dialogano con queste cose e si arricchiscono di questi valori. Questo è straordinario. Riuscire a fare questo nella stessa mostra credo che sia una cosa più unica, che era una possibilità più unica che rara. L'arte è una
serve moltissimo, perché è la memoria di un popolo, è la memoria di un modo di pensare. Io ho visitato l'anno scorso le grotte Chauvet, che sono delle grotte che sono state ritrovate in Francia, nelle Ardèche, a metà degli anni 90. E le hanno preservate impedendo l'accesso al pubblico. E si possono visitare solo per invito, c'è un numero limitatissimo di persone che le vedono. Quando si entra in quel luogo è straordinario, perché c'è una è come se fossero state realizzate delle pitture pochi giorni prima, e non si ha più la sensazione del tempo, e sono pitture che hanno 35.000 anni. Quindi lei immagini la possibilità di cogliere il sentimento o lo stupore del pittore che ha realizzato quelle cose, e lo stesso sentimento lo percepiamo attraverso l'osservazione dell'opera. Quindi in qualche modo l'opera deve trasmettere lo stupore, deve trasmettere anche il piacere della vita e del rapporto con le cose. Se si ha questo, l'opera diventa vitale e continua a comunicare nel tempo. Una forte suggestione esercitano le opere di Giuseppe Penone in questo luogo privilegiato, qui a Forte Belvedere, da dove si domina la città di Firenze, e come sottolinea il sindaco Nardella, questa esposizione rappresenta un'opportunità per la città. Anzitutto rappresenta la voglia di proporre al mondo intero una sfida che parte da Firenze, la sfida tra il passato e il contemporaneo. Non a caso abbiamo scelto il Forte Belvedere, uno dei monumenti più significativi del patrimonio storico-artistico della nostra città, per ospitare uno dei più grandi artisti dell'arte contemporanea. Dunque un incontro-scontro tra linguaggi di epoche diverse che sollecita le menti, i cuori, che propone appunto alla nostra città, ma direi a tutto il mondo, una lettura particolare di cosa può rappresentare l'arte contemporanea e di quale terreno di incontro si può trovare tra il grande patrimonio del passato e il futuro, anche perché io penso che una città come Firenze non possa rimanere museo di se stessa, ma debba ogni volta, in ogni epoca, essere una grande città del contemporaneo, come ha saputo fare nelle generazioni del passato. E per lanciare questa sfida abbiamo scelto proprio uno dei più grandi artisti, uno dei più grandi interpreti dell'arte contemporanea nel mondo, che è Giuseppe Penone, attraverso queste installazioni che sono state così felicemente disposte in uno dei luoghi più belli di Firenze, qui nei giardini del Forte Belvedere e nel bel giardino di Boboli ai piedi del Forte, in uno spicchio della città di Firenze, dal quale tra l'altro si può godere tutto il panorama del centro storico di una delle città più belle del mondo, per me la più bella del mondo. Giuseppe Penone ha sviluppato il suo linguaggio nel confronto con la natura, o meglio dentro la natura stessa, cimentandosi con insuperabile maestria con interventi in grandi spazi all'aperto, senza mai incrinare l'equilibrio antico che la caratterizza, ma riportandovi lo sguardo contemporaneo e la linfa vitale che lo contraddistinguono.